e danze locali in omaggio a quelli che sono gli antichi valori della terra ciociara. Ad animarlo sono i sorrisi genuini dei ragazzi impegnati attivamente nella cura e la diffusione della cultura appunto ciociara. Occorre però che questi ragazzi e soprattutto l'associazione venga alimentata, perché li vedete con le cioce, con l'organetto, insomma riconosco un po' tutti questi ragazzi, però l'associazione ha bisogno di essere alimentata, per cui è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Come possono contattarli, Giorgio? Basta cercare la loro pagina Facebook, Aria di Casa Nostra, quindi proprio attraverso i social network, che sono praticamente il modo più veloce anche per conoscere queste realtà così importanti. E questa sera daranno un assaggio delle loro qualità con uno dei balli più famosi, no? Che è il Saltirello, quello più riconosciuto qui nella nostra terra. I ragazzi ci hanno raccontato una piccola curiosità per quanto riguarda proprio il Saltirello. Per pensarlo, Flavio Fiorletta usò i tipici cannulicchi, quella pasta ciociara che siamo abituati a mettere nelle minestre, no? E li dispose sul tavolo, Giorgio, proprio come a voler vedere quelle che erano le figure che poi i ragazzi del gruppo hanno realizzato e che continuano a realizzare. Allora, signore e signori, il gruppo Folk Aria di Casa Nostra, ma prima ovviamente l'inno della nostra nazione. Io vi invito ovviamente ad ascoltarlo tutti in piedi. Eccolo!